Antonino Ciolino, Antonio Mancino, Santi Lilisenna, Andrea Raia, Calogero Comaianni. Così il Piemonte nel primo giorno di primavera ha ricordato a Saluzzo le 950 vittime della violenza mafiosa in occasione della 23esima giornata della memoria e dell'impegno promossa da Libera con il sostegno dell'osservatorio sul fenomeno dell'usura del Consiglio regionale. Migliaia in piazza, tra cui molti bambini e ragazzi delle scuole, per legare il ricordo delle vittime innocenti all'impegno di chi ogni giorno si batte per la legalità e la giustizia. Un impegno prioritario per le istituzioni che chiama alla responsabilità anche i cittadini. Il ricordo da solo non ci servirebbe, invece noi mentre ci stringiamo attorno ai familiari, insieme a loro ci impegniamo per costruire un mondo dove tutto questo non sia più necessario, dove non ci sia più ingiustizia, sopruso e mafie, ma ci sia diritto e giustizia. Questa è stata una legislatura molto importante, a partire anche da situazioni simboliche quali i beni confiscati, ma anche l'attenzione a tutte quelle forme di illegalità nei diversi settori che dobbiamo andare a stanare per riuscire a combatterle. Saluzzo, scelta non casuale, perché terra ogni anno interessata da lavoratori stagionali, per lo più migranti, che richiamano il tema dell'accoglienza. Purtroppo è ancora la mafia presente anche in altre forme, è presente anche rispetto a un'altra questione che è al centro dell'attenzione mediatica, che è il tema immigrazione. Quindi non a caso la scelta di Saluzzo, proprio perché nel momento in cui parliamo di migranti dobbiamo parlare di sfruttamento nelle campagne, di sfruttamento sessuale, di sfruttamento nell'accattonaggio, e purtroppo sappiamo che dietro queste persone ci sono organizzazioni criminali molto attive, e perciò la guardia deve essere sempre alta.